Salve a tutti, gente, sono Alex Pios e oggi siamo su Clash of Clans. Questo video qua è un video un po' speciale perché faccio vedere le novità del nuovo aggiornamento che hanno fatto in Clash. Innanzitutto, questa non è una novità, ma sto portando la regina a 9, finalmente. Poi vabbè, sto migliorando gli altri due cannoni all'11. E boh. Finite le novità del mio villaggio. Adesso passerò alle novità dell'aggiornamento. Innanzitutto, porca puttana, negli estratori di miniere non si può più gemmare, cioè è ritornato come era prima, non si può più usare una gemma per velocizzare gli estratori miniere anche trivelle. Vedete che il castello è cambiato, c'è la tesoriera, serve per proteggere di più le risorse in caso che ti attaccano, le risorse che vinci in war. E poi, ah sì, aspetta, ah sì, vado, c'è anche la, quando ti attaccano ti fanno attacchi pesanti, no? Ti portano via risorse, ti viene un carrello nei dintorni della mappa, dove le risorse che hai perso un po' ti vengono restituite. E boh, qua hanno chiesto troppe, io gliele dono. Poi, oltre a quello, per i TH7 purtroppo non si possono, in war non si potranno più fare attacchi solo draghi, perché per i TH7 e i TH6, allora, per i TH7 hanno aggiunto la terza difesa aerea, invece per i TH6 la seconda. Quindi, boh, gli attacchi solo draghi non si potranno più fare, cioè nel senso, si può provare a farlo, ma risulterà difficile, addestramento delle truppe completato. E boh, adesso vi faccio vedere quando ti attaccano cosa ti esce. Vado sul mio secondo account. Ce l'ho qua da qualche parte, no, qua non c'è. Sul terzo è sicuro che ce l'ho. Sempre se si può vedere con altre persone. Se no vado un attimo negli account e vado a vedere. Ah, non si può vedere con le altre persone. Perfetto. Allora vado un attimo negli account e arrivo subito. Ci vediamo dopo. Ed eccolo là. Questo qua è il carretto con le risorse. Io l'ho già raccolte le oro. L'oro non mi fa più raccogliere perché c'è l'elisir. E boh, sono in abbondanza di elisirio. Sono full di elisir qua, sia qua che nel terzo. E boh, queste sono le novità del nuovo aggiornamento. Che tra l'altro io trovo un po' strano la cosa che hanno aggiunto le difese aeree. Tra l'altro il mio terzo lo sto facendo già al 2. Sarà più difficile attaccare in war, quindi boh. Stanno un po' complicando il gioco, ho notato. Nel senso, lo stanno rendendo più difficile. Già era difficile di suo. Però se avessero lasciato la cosa, scusate, se avessero lasciato la cosa del municipio fuori, secondo me anche questo aggiornamento qua non sarebbe stato un problema per me. Anche perché dopo l'ultima war mi sta un po' passando la voglia di farla, quindi. Però in questo account qua attacchi pesanti me li fanno. Difatti adesso cambierò poi i villaggi, magari farò un altro video poi di varie disposizioni di villaggi. Anche nel mio primo cambierò villaggio. Però nel mio primo farò un villaggio war, perché villaggio per farmare ce l'ho, quindi boh, non è un problema. Tra l'altro gli ultimi due attacchi che mi hanno fatto nel primo sono stati, hanno messo re e poi hanno terminato l'attacco, quindi boh. Adesso ritorno nel mio primo. Ed eccoci qua. Boh, io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciatemi piace. Raga, mi farebbe piacere se vi iscriveste di più. Se quando vedete i video vi iscrivete, mi farebbe molto piacere, quindi iscrivetevi. Sto portando.
bello il cannone all'11, cioè. È bellissimo. Io lo trovo bello, guarda, guarda che carino, che ti guarda come per dire, vieni, vieni, avvicinati. Te faccio un culo così, te faccio. E dopo sto momento di esultanza per il cannone all'11, io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciatemi piace e alla prossima, belli.